The winner is Francesca Ruvagotti, complimenti! Grazie mille! Allora, raccontaci un po' com'è stata l'emozione di questa puntata, prima puntata della seconda edizione. È un'emozione impressionante, cioè nel senso mi sono divertita un casino, è bellissimo. Quindi ti sei divertita, ti sei emozionata, hai pure vinto, sei in semifinale. Sì, sono molto contenta. Allora, lei tra l'altro ha portato dei brani difficilissimi, eppure è riuscita a farsi votare dal pubblico, ha conquistato un sacco di voti anche tra la squadra dei Bulli. Come ti preparerai per la semifinale? Perché poi è tosta, eh? Al meglio, al meglio. Al meglio, quindi vocalizzi a casa. Sì, sì, canto sempre, 24 ore su 24. Chissà in famiglia come sono contenti, ma noi non vediamo l'ora. Mamma. Soprattutto la mamma, va bene. Non vediamo l'ora di rivederti sul palco. Ci rivediamo in semifinale. Grazie mille. Ciao. Complimenti. Ciao, sai cantare, recitare, ballare, suonare? Sì, però non così vicino, mi dà fastidio. Oppure pensi di avere un talento bizzarro, accattivante o particolare? E a questo punto partecipa gratuitamente alla seconda edizione di Bulli e Pooper Contest. La ricerca dei talenti è appena cominciata, richiedi informazioni o iscriviti commentando questo video o inviando un sms o whatsapp al numero 320 22 45 117. Ah, si vincono anche dei premi, eh? E io vi aspetto sul palco, sono qua Libari Caffè. Bulli e Pupe Art Contest, dal 19 ottobre tutti i giovedì a Libari Caffè di Voghera. Posso, abbiamo finito? Ok, no, almeno, no, tira sulla telecamera che non ho sulle scarpe, non ho sulle scarpe.